L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon giovedì 6 ottobre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che prosegue la marcia d'avvicinamento alla gara contro l'Entella, ma le notizie che giungono dall'infermeria biancorossa non sono ancora del tutto rassicuranti, ma ne parleremo fra poco. Quest'oggi, come ogni giovedì, ci sarà la consueta intervista al doppio ex di Bari e Entella, ma fare i puntati anche su altre questioni emerse nelle ultime ore. Come sempre aspettiamo di ascoltare e leggere anche i vostri pareri. Come sempre linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda il rapporto tra squadra e Stadio San Nicola. Quello che vi chiediamo è: la squadra di Stellone ha fatto sin qui meglio in trasferta che in casa? Credete che il Bari faccia fatica in casa perché sente troppo la pressione del pubblico del San Nicola? E allora mi riallaccio a quello che è il nostro sondaggio odierno. Beh, in effetti questa squadra ha reso meglio in trasferta che al San Nicola, sia in termini di punti che soprattutto di prestazioni. Le partite migliori le abbiamo fatte in trasferta e ci sono fatte per quel Bari Cesena. Qualcuno ipotizza che per dei calciatori di B giocare al San Nicola davanti a 15-20.000 spettatori non sia semplice, nonché usuale. Beh, se a questo aggiungiamo che al minimo errore dalle tribune piovono fischi, anche qualcosina di più, beh, questa idea non mi sembra tanto peregrina. Probabilmente in trasferta invece la squadra gioca più sciolta e fa anche meglio. Beh, personalmente credo che, come tutte le cose, la verità stia nel mezzo. Credo che nessuna squadra di B e solo qualche squadra di A possa permettersi di scendere in campo davanti a così tanta gente. Pochissime squadre possono contare su una curva strapiena che ti incita per 90 minuti. Ecco, secondo me i calciatori del Bari si devono fermare qui, non devono andare oltre, perché ogni calciatore deve, secondo me, nutrirsi di questo il più possibile. Le critiche, i mugugni, i fischi non devono interessare, perché solo sfruttando il calore che non manca mai del proprio pubblico si può giocare in 12, il famoso dodicesimo uomo in campo. Altrimenti giocare al San Nicola diventa in effetti un peso non da poco, perché ripeto, non è semplice. Ma poi, tra l'altro, non dimentichiamoci che ci sono comunque calciatori con una certa esperienza, calciatori che hanno fatto anche la Serie A, qualcuno come Cassani ha giocato anche in nazionale, quindi non sono certo dei pivellini. E ora trasferiamoci sul forum di orgogliobarese.it, perché nel frattempo abbiamo recuperato Luca. Luca, buongiorno, benvenuto a Tanto non capirai. Ti faccio la presentazione tipo ospite. Buongiorno a te, Nicola. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Luca, parlavamo di questo atteggiamento diverso tra il Bari che gioca al San Nicola e quello che scende in campo in trasferta. Secondo te ci può essere un peso, tra virgolette, nel giocare nello stadio progettato da Renzo Piano? Bah, io credo che, come scrivevo anche dopo la partita di Brescia, la pressione in questo momento non credo che possa più rappresentare un alibi, perché anche negli scorsi anni si faceva riferimento sempre a questa benedetta pressione. Però non dimentichiamoci che comunque ci sono stati calciatori, hai citato adesso Cassani, ma anche l'anno scorso comunque Sansone, Rosina, che venivano da piazze importanti e in alcuni casi si parla di calciatori che non sono riusciti appunto a dare il massimo, a esprimersi al massimo. Quindi io penso che il problema non sia tanto a livello di pressioni della piazza, perché comunque penso che uno che faccia questo mestiere debba esserci abituato a convivere con le pressioni. Purtroppo però diciamo che è difficile in questo momento, secondo me, far riferimento ad un
problema preciso, perché il caso emblematico, riagganciandoci anche allo scorso anno, sembra proprio quello di Gianluca Sansone, e davvero non si riesce a trovare una risposta a questo tipo di mancanze. Poi tra l'altro, vedi, tu hai parlato dell'anno scorso, se riusciamo ad ampliare questo discorso anche a quello che è accaduto nella seconda parte del campionato scorso, beh, anche lì spesso e volentieri ci sono state dei capitomboli in casa e magari la squadra faceva meglio in trasferta. Come detto prima, secondo me i giocatori devono sfruttare il San Nicola, magari è un termine un po' brutto, però solo così si può veramente giocare con un uomo in più, perché se si scende in campo con la paura della critica, del fischio, di essere sotto osservazione per tutti i 90 minuti, secondo me veramente diventa un peso. Invece abbiamo questa fortuna, che non c'ha quasi nessuno in Italia, di avere una curva così piena, un pubblico così caldo. Ragazzi, sfruttiamolo, perché non è da tutti. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Bene, torniamo a noi, vi ricordo che potete chiamarci componendo il numero 080 524 0424, inviarci messaggi o anche note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444. Vi ricordo il sondaggio odierno: credete che il Bari faccia fatica in casa perché sente troppo la pressione del pubblico del San Nicola? Beh, prima ho accennato al forum, trasferiamoci quindi su orgogliobarese.it, perché in queste ore i nostri utenti hanno messo a raffronto la classifica del Bari dello scorso anno con quella attuale. Beh, i numeri dicono che Stellone ha fatto peggio di Nicola sino ad ora, conquistando 9 punti contro i 14 dell'attuale tecnico del Crotone. Insomma, numeri importanti, parliamo di un meno 5 a questo punto del campionato. Beh, leggiamo come i nostri utenti hanno commentato questo dato. C'è l'utente il Polpo Arricciato che dice: la fortuna non dura per sempre, nemmeno gli errori del portiere e degli attaccanti davanti alla porta. L'anno scorso, almeno all'inizio, per segnare bastavano il tiro della domenica di Sabelli o di Vagliani. Poi, quando la fiammella della buona sorte di Nicola si è spenta, abbiamo iniziato a perdere. Monti di 81 dice: sono molto più tranquillo quest'anno con 9 punti in classifica rispetto ai 14 di un anno fa. I numeri sono molto importanti, ma bisogna saperli leggere. Poi l'utente Gastone Paperone dice: i numeri dobbiamo iniziare a farli da marzo, inutile fare cattivo sangue o esaltarsi già da ora. Sarà comunque un saliscendi di quasi tutte le compagini. Poi l'utente Avanaca dice: dato casuale, specie se consideriamo come la scorsa stagione facemmo fino alle ultime 6 del girone d'andata, un ottimo girone. Prima di Luca c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Senti, sono Giuseppe. Volevo solo dire che purtroppo la società evidentemente si è un po' sbilanciata nel far pensare ai tifosi che quest'anno dovevamo andare subito in Serie A. Io penso che la squadra evidentemente sente troppo la pressione proprio in virtù di questo fatto qui. Però noi tifosi dobbiamo metterci nella testa che quest'anno è un anno di transizione. Tutta questa pressione per forza che deve andare per forza in Serie A quest'anno. Secondo me questo è un anno di transizione. Quest'anno sicuramente Sogliano cercherà di fare i dovuti apporti in qualche settore che evidentemente ha bisogno, e quindi sicuramente l'anno prossimo avremo tutte le chance per poter andare direttamente in Serie A. Tutto qui. Va bene, grazie Giuseppe, buona giornata. Beh, però
teniamo presente anche un altro aspetto molto importante, anche quello che è successo lo scorso anno. Comunque veniamo da due grossissime delusioni, quella dei playoff e quella della, e quella, se vogliamo, definire la societaria. Quindi diciamo che non è una situazione normale, con un cioè, la stagione scorsa si è conclusa molto molto male, quindi io capisco i tifosi che magari si aspettano qualcosa subito, perché magari la delusione della sconfitta con Novara brucia ancora, per non parlare di come si è conclusa la gestione precedente. Bene, prima di andare in pubblicità leggiamo qualche altro messaggio. C'è un radioascoltatore che non si firma, dice: meno male che facciamo pressioni, sono 8 anni che siamo in Serie B, penso che sia il minimo, voglio vedere un tifoso strisciato con la squadra in B cosa avrebbe fatto. E poi una frase in dialetto: altro che pressione. Quindi un radioascoltatore che sottolinea questo aspetto. Poi un altro: noi soffriamo quando dobbiamo fare la partita per poca qualità, soprattutto in centrocampo. In casa si sente la mancanza di un regista vero. Beh, questo è un aspetto tecnico, tattico, che ci può stare, però il Bari ha dimostrato che anche senza regista può creare azioni e può anche giocare bene. Bene, piccolo break per... No, c'è un altro amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Buongiorno, sono Francesco. Ciao Francesco. Quando riguarda il fattore ambientale, penso che non sia all'ordine del giorno, nel senso che giocare davanti a tanto pubblico fa solo piacere. Poi se si fa fatica a sentire i cori da una curva intera, figurati sentirsi qualche fischio dalla tribuna o qualcos'altro. Per quanto riguarda i confronti fra Nicola Stellone o Mangia, ok, sui punti forse ci siamo, però se facciamo anche il confronto a quante azioni di gioco abbiamo creato in casa e fuori in queste prime partite rispetto a Nicola e Mangia, forse lì non c'è proprio gara. Quindi dobbiamo sperare solo che queste azioni si trasformano in gol. Grazie e forza a Bari. Grazie a te Francesco, forza a Bari. Bene, non ci fermiamo, piccolo break, ma torniamo subito. La tua sicurezza in auto ha un solo nome, Colella Gomme. Da sempre il punto di riferimento per chi vuole dalla sua auto le migliori prestazioni in tutta sicurezza. I migliori pneumatici ai prezzi più bassi del mercato. Michelin, Pirelli, Colella e Kumho Direct Platinum Point. Convergenza, equilibratura, custodia e sostituzione pneumatici invernali. Meccanica leggera, centro revisione auto e moto. E oggi da Colella Gomme puoi usufruire del comodo servizio di presa e consegna auto a domicilio. Così mentre sei in ufficio, la tua auto verrà messa a punto. Colella Gomme è a Bari in via Aulisio Rotonda Santa Caterina. Telefono 080 566 20 44. Sconti speciali e omaggi a tutti i tifosi della Bari e ascoltatori di Tanto Non Capirai. Bene, torniamo a noi perché è arrivato il momento del doppio ex di questo Bari Virtus Entella. Questa settimana non siamo andati troppo indietro negli anni per cercare questo doppio ex, non ce ne sono tantissimi in realtà tra Bari ed Entella. Ha collezionato 19 presenze e 6 gol con la maglia bianco-celeste ligure, mentre sono 8 le presenze con la maglia del Bari. Sto parlando dell'ex attaccante di Bari e appunto Entella, Ferdinando Sforzini. Sentiamo cosa ha raccontato la nostra Caterina di Lernia. Tanto non capirai. Siamo con Nando Sforzini, ex attaccante di Bari e Virtus Entella e ora la Viterbese. Le due squadre si affronteranno domenica prossima. Quale delle due vedi favorita? Ma diciamo che è una bella partita, perché il Bari è una corazzata, forse ha raccolto meno rispetto, ecco, appunto alla squadra che è fino a questo momento. Entella invece è partita forte, almeno rispetto allo scorso anno. È una partita, secondo me, da tripla. Non è facile da azzeccare il pronostico, insomma. Entella si sta confermando dopo l'ottimo campionato dello scorso anno. Questo anche grazie ai gol di Ciccio Caputo. Tu la scorsa stagione hai giocato con lui nella prima parte del campionato. Credi avrebbe potuto far comodo a questo Bari? Ma Ciccio, secondo me, è un grosso attaccante, cioè un attaccante per la categoria importante, se sta bene sposta gli equilibri, quindi secondo me in coppia con Maniero avrebbe potuto tranquillamente coesistere e dare una mano. Venendo al Bari di quest'anno, come vede la squadra di Stellone? Non sono mancate le buone prestazioni, però ancora sono pochi i punti raccolti. Ma sì, io credo che il campionato Serie B è talmente lungo che fare dei giudizi affrettati non è bello.
sicuramente ha raccolto di meno, però secondo me è una squadra che col tempo alla lunga verrà fuori, perché ripeto, ha giocatori veramente di spessore, un allenatore che conosce molto bene la categoria e soprattutto un allenatore vincente che negli ultimi anni ha vinto, negli ultimi 4 anni mi sembra 3 campionati, quindi voglio dire. Uno dei problemi del Bari è proprio l'attacco, se non segna Maniero è notte fonda per l'attacco del Bari. Credi che manchi un'alternativa all'ex bomber del Pescara o bisogna aspettare Monachello? Ma Monachello secondo me è comunque una buona alternativa, il problema, il solito discorso, cioè se magari l'attacco fatica a volte non è solo colpa dell'attaccante o dell'attacco o dei singoli, magari è più un problema di squadra, che non arrivano abbastanza rifornimenti eccetera, come magari in una squadra quando si beccano tanti gol la colpa non è solo della difesa o del portiere, cioè sia squadra apposta, no? Perché ci si aiuta magari nel fare gol o nell'essere propositivi e nel difendere tutti insieme. Per la prossima gara si sta pensando a un Bari con Brienza alle spalle di Maniero e De Luca. Da attaccante, secondo te, è meglio avere un trequartista alle spalle o delle ali d'attacco come accade nel 4-4-2? Ma questo a secondo delle caratteristiche. Io credo che sia con trequartista, due attaccanti, già diciamo che c'è molto, si è molto sbilanciati. A me personalmente piace ricevere qualche cross in più, però magari con un attaccante vicino a Maniero tipo De Luca magari può sfruttare più la profondità, la palla filtrante, anche un trequartista sarebbe ottimo. Poi voglio dire, sono 3 giocatori importanti che secondo me devono trovare il modo, il mister deve trovare il modo di farli giocare tutti insieme, soprattutto quando magari c'è bisogno di vincere e di far punti, no? Come detto, Nando Sforzini, un doppio ex di questa gara, il tuo rapporto con l'Entella si è interrotto a gennaio scorso, come mai? Ma l'anno scorso io ho avuto problemi di modulo con mister Aglietti e lui si era soffermato su un 4-3-3 ma già dalla stagione precedente, poi ad inizio anno avevo trovato qualche soluzione in Serie B, poi dopo purtroppo mi è saltato tutto e niente, lui diciamo per il suo 4-3-3 voleva un attaccante diverso e presero Ciccio Cabuzzi, sono stato messo un po' in disparte fino a gennaio, poi dopo ho fatto altre scelte, quindi è stato un problema prettamente tattico. Tu hai giocato al Bari nella stagione 2009-2010, il tuo nome poi è stato spesso accostato anche alla squadra biancorossa nelle stagioni successive, c'è mai stato qualcosa di concreto? Ma negli anni purtroppo no, sono venuto a Bari in una stagione fantastica per la squadra, ma a livello personale ho raccolto poco, poi c'è stato negli anni sì qualche chiacchierata, però a me avrebbe fatto piacere magari far vedere un altro calciatore, quello che poi in realtà secondo me sono, perché in quel periodo, a parte, avevo gente davanti fortissima come Barreto, Meggiorini eccetera, eravamo in Serie A, quindi, e poi è stata un'avventura che non è partita benissimo, perché comunque dopo la prima partita ho avuto una ricaduta del mio infortunio al ginocchio, quindi è stata una stagione insomma non felicissima, però un ricordo bellissimo di Bari, della città e della gente. Tu hai militato anche nel Cluj, con il club rumeno hai provato l'esperienza della Champions League, ce la racconti? Devo dire che io sono arrivato in Romania con Mandorlini e mi ha portato, cioè voluto da lui, poi perché lottavamo diciamo per il campionato, per la Champions e c'era anche la Coppa di Romania, quindi diciamo lavoravamo su 3 fronti, avevamo una squadra molto molto folta. E la Champions League è il sogno, cioè quello che veramente ogni bambino sogna. Ho avuto la possibilità di fare 2 presenze, e, diciamo un bel girone con Bayern Monaco, Roma e Basilea, e diciamo che è il sogno di tutti, lo auguro a qualsiasi bambino, a qualsiasi calciatore di calcare certi palcoscenici. Il Cluj ha avuto per diversi anni come DS Zanfir, che da qualche mese ha lasciato il Bari. Tu hai avuto modo di conoscerlo? Sì, c'era lui, in realtà poi non ci siamo lasciati neanche benissimo, perché devo ancora ricevere 3 stipendi dalla società rumena, purtroppo. Insomma, non ho un buon ricordo di lui, però sicuramente è un buon dirigente, probabilmente
lì adottava la politica societaria, in quel momento era quella. Diciamo che ho ancora una causa in piedi col Cluj, purtroppo. L'ultima cosa, ti chiedo di salutare i tifosi del Bari all'ascolto e un pronostico per la gara di domenica. Ma io saluto tutti i tifosi, che veramente sono stupendi, che ogni domenica, ogni sabato riempiono gli stadi di tutta Italia. E li saluto con affetto, un gran ricordo di loro, e diciamo che mi auguro che sabato la partita la portino a casa, dai, la porti a casa il Bari, perché alla fine magari in questo momento ha più bisogno di punti. L'altra radio, bella da ascoltare. E allora, Bari, nonostante le poche presenze rispetto a quelle contro l'Entella, quindi ringraziamo Nando Sforzini per tutto questo. È curiosa quest'ultima parte dell'intervista, dove Sforzini parla di Zamfir e di questi stipendi non pagati dal club rumeno. Bene, noi ci fermiamo un attimo, ma restate con noi. E-Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione e i nostri gustosissimi gelati. Inoltre, una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché E-Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la E-Good Fidelity Card presso tutti i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. E-Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare aggiornati su tutte le nostre promozioni e per scoprire il punto vendita più vicino. E-Good Surgelati, tanta fantasia sulla tua tavola. Messaggio giunto in redazione: lo scopo della curva è incitare, nessuno viene prevenuto. È chiaro che se non si butta il sangue la gente mormora, ma sempre per scatenare i calciatori a dare quello che devono, perché Bari è Bari. Questo lo scrive Nando. Poi basta con questa chiacchiera della pressione che crea un alibi inutile. Cosa dovrebbero dire i giocatori di piazze come Bergamo, Palermo, Napoli? Facessero il loro mestiere, perché vengono pagati profumatamente per farlo, e non creiamo alibi inesistenti. Complimenti per la trasmissione stupenda, saluto i miei amici. Questo lo scrive Gigi. Bene, andiamo avanti. È arrivato il momento dell'approfondimento. Non c'è ancora, ok, andiamo avanti, perché c'è un altro messaggio di un radioascoltatore che ci dice: ma chi della società ha mai detto che andremo in Serie A? Io non so i tifosi cosa e dove leggono. Luca, è anche vero, la società ha parlato di programma, di piano triennale, però come detto, a Bari è difficile accontentarsi di una permanenza, comunque di un campionato di medio livello. Beh sì, diciamo che Gian Caspro ha sempre parlato di piano dai 3 ai 5 anni, non soltanto dal punto di vista aziendale e amministrativo, ma anche dal punto di vista sportivo. Chiaramente l'obiettivo però è giusto definirlo ad inizio campionato, stellone anche prima dell'inizio del campionato, insomma, ha detto che è inutile prendersi in giro e dire che il nostro obiettivo è la salvezza, perché sarebbe prendersi in giro sapendo di mentire. Quindi chiaramente l'obiettivo è un obiettivo importante, io penso, però che... non lo diciamo. Luca, ti devo interrompere perché abbiamo l'ospite in linea. Vai. Quest'oggi ci affidiamo ad una delle firme più prestigiose conosciute di Bari. Lui è un giornalista che spazia tutto campo su vari temi, compreso il calcio. È stato direttore di Bari Sera, ora collabora con E Polis. Saluto e ringrazio per essere con noi il collega giornalista Pino Ricco. Buongiorno Pino, benvenuto qui a Tanto Non Capirai sull'altra radio. Buongiorno, buongiorno a voi, ovviamente buongiorno anche agli amici a casa. Grazie. Allora Pino, partiamo un po' dal tuo pezzo di ieri su E Polis, intitolato "In B il blasone non basta, bisogna pedalare". Si parla della considerazione di Caracciolo dopo Brescia-Bari: il Bari è la squadra più forte sino ad ora affrontata. Semplice convenienza oppure no? Sembrerebbe di no, nel senso che al termine della partita Caracciolo, a caldo proprio, ha detto ai microfoni di Sky, e poi lo ha ripetuto naturalmente anche agli altri colleghi, che il Bari è secondo lui la squadra più forte che ha incontrato
il Brescia in questo scorcio di campionato. Io l'ho sentito in diretta e non ti nascondo che quando l'ho sentito ho sorriso, però ecco, poi mi sono posto il problema, perché intanto il Brescia la settimana precedente aveva vinto 3-0 a Cittadella, se ricordate, no? E poi ho detto, vabbè, fammi andare a guardare con chi ha giocato il Brescia finora, insomma. Ed effettivamente il Brescia ha incontrato, non so, il Pisa, che come sapete col Benevento e con lo Spezia è la miglior difesa del campionato, ha incontrato due delle tre squadre retrocesse dalla Serie A, ha incontrato lo stesso Cittadella, quindi diciamo non ha incontrato squadre di apparente basso livello in questo campionato, e quindi probabilmente la dichiarazione di Caracciolo non è una semplice dichiarazione di convenienza, perché poteva anche dire, che so, che giocare con Bari è stato difficoltoso, sì, però tutto sommato un punto ci sta bene. Invece lui ha detto specificamente il Bari è la squadra più forte. Pino, sempre nel tuo pezzo poni l'accento sul cinismo e la fortuna di alcune squadre che guidano la classifica di Serie B rispetto magari, chiamiamole, coincidenze poco favorevoli susseguitesi sul cammino del Bari. Sì, intanto io faccio una considerazione di carattere generale, dettata diciamo dal fatto che essendo anagraficamente avanti anche rispetto a voi, magari mi ricordo qualche campionato in più, e ti devo dire che la fortuna, o come lo chiami tu cinismo, o gli episodi favorevoli, chiamiamoli, ripeto, cataloghiamoli come ci pare, sono ovviamente una componente essenziale. Tu pensa al Crotone l'anno scorso, che dopo la prima partita mi pare persa male a Cagliari, poi fece un campionato trionfale, pensa al Carpi di due anni fa, pensa al Frosinone di Stellone, che se ricordi quando andò in Serie A era proprio alla partita con il Bari, credo che fosse la quinta o la sesta giornata, bisognerebbe andare a guardare, era una squadra in gravissima difficoltà, il Bari vinceva 1-0, il Frosinone pareggiò con un rimpallo al 96esimo e da quel pareggio costruì il cammino che lo portò in Serie A. Sono tutti episodi che hanno un senso, e io adesso naturalmente penso al Cittadella, che come sapete ha vinto 6 delle 7 partite che ha giocato finora. Guardate i gol che il Cittadella ha fatto a Trapani: due errori del portiere, il primo un tiro da lontano che il portiere praticamente non ha trattenuto, il secondo a clamoroso, il portiere del Trapani si è messo a fare un dribbling in aria, gli è stata tolta la palla, passata poi a Litteri che ha segnato a porta vuota. Sono tutti episodi che danno un po', diciamo, la sensazione che questo sia l'anno del Cittadella. Ovviamente dopo 7 giornate non lo possiamo ancora dire. Però, ecco, ci sono degli episodi che lasciano intendere questo. Di contro c'è un Bari che, come sapete, ha segnato soltanto 2 gol su azione, uno a Brescia con Brienza e poi con Maniera, tutto il resto con su calcio di rigore. Ci sono, il Bari ha segnato soltanto un gol in più del Trapani e del Vicenza, che come sapete sono in fondo alla classifica, il che dopo 7 giornate qualcosa vorrà pure dire. Pino, buongiorno. Luca Deletteris, a proposito di queste difficoltà che, come diceva anche nell'intervista Nando Sforzini, possono dipendere non soltanto dalle difficoltà dell'attacco ma anche del tutto il resto della squadra a produrre gioco, a proposito di questo ti chiedo, in vista del lontano ancora mercato di gennaio, dove interverresti per appunto andare a sopperire a questo tipo di mancanze che si sono palesate in queste prime 7 giornate? Senti, siccome il ragionamento di Sforzini mi sembra plausibile, nel senso che tutti sanno che, voglio dire, sembra una banalità, ma al calcio davvero si gioca in 11, nel senso che se non hai Ibrahimovic che si inventa il gol così, e il Bari non ce l'ha naturalmente, tu devi arrivare al gol con una manovra, per cui gli attaccanti sono i finalizzatori. Adesso noi abbiamo Maniero, abbiamo De Luca, abbiamo Monachello che abbiamo visto poco perché purtroppo si è subito infortunato. Io non so se il problema del Bari sia l'attacco. Certamente il fatto che abbiamo segnato soltanto 2 gol su azione ci deve far pensare, probabilmente è una questione di manovra, insomma, e che quindi magari serve un centrocampista, come si diceva una volta, che fa giocare la squadra. Però ecco, gennaio è ancora lontano, quindi dobbiamo capire, anche se 7 giornate non sono proprio poche, insomma, qualche indicazione ovviamente l'abbiamo avuta. Io spero, visto che le scelte le devono fare loro, che Sogliano, che Stellone, che il presidente Giancaspro abbiano intanto i soldi per poter operare, diciamo, sul mercato, che è la prima mossa, e dopodiché che abbiano già le idee chiare, perché Stellone normalmente negli altri campionati, quando ha allenato le altre squadre, diciamo, un'idea di gioco normalmente ce l'aveva. Noi a Bari non l'abbiamo ancora vista questa idea di gioco, quindi può darsi anche che sia ancora una squadra in rodaggio. 7 giornate sono un po' troppe già per il rodaggio, però insomma
fidiamoci di questo, sapendo che il campionato di Serie B è molto lungo. Però ecco, io penso che sia il centrocampo, diciamo così, il primo problema. Poi chiaramente, se dovessimo riuscire a trovare, ma non so se ce ne sono in giro, un attaccante che ti garantisce 20 gol a campionato, non sarebbe male, diciamo così. Però bene, vi ricordo che siamo in diretta con Pino Ricco, collaboratore di Epolis. Pino, cambiamo momentaneamente argomento, un tema particolare, lo stadio San Nicola, ridotto ormai ad una discarica sia all'esterno ma anche all'interno. Ieri è uscito un articolo sul Corriere del Mezzogiorno che parlava e denunciava tutto questo, addirittura è stata ritrovata una vera e propria pattumiera all'interno dell'impianto barese. Insomma, la questione stadio al centro del dibattito sportivo ma anche politico barese. Come se ne esce? Come se ne esce è una bella domanda, perché è fuori discussione che lo stadio San Nicola sia sovrastimato per una città come Bari e per quelle che sono, diciamo, le potenzialità del calcio a Bari, nel senso che probabilmente il vecchio stadio della Vittoria con i suoi 35-40 mila spettatori di capienza sarebbe l'ideale rispetto ai quasi 60 mila dello stadio San Nicola, che non solo è troppo grande per quelle che sono le nostre potenzialità, ma è anche grande in tutti i sensi, nel senso che è sovrastimato anche sotto il profilo strutturale. Considerate, non va dimenticato che lo stadio San Nicola fu costruito per i mondiali del 1990, che in questo senso furono pomposi, diciamo così, perché pensate allo stadio di Cagliari, che è stato costruito ed è ancora in quelle condizioni, no? Con parzialmente agibile a distanza di tanti anni. Pensate allo stadio delle Alpi di Torino, costruito per il mondiale del 90 e poi abbattuto, il tutto perché in questi stadi fu imposta dal CONI la pista di atletica, che poi non è stata sostanzialmente mai utilizzata, e quindi diciamo hanno creato una struttura ancora più grande e sovrastimata rispetto a quello che serviva. Gli stadi, per come sono concepiti oggi, e questo discorso non vale soltanto per Bari, e qui entriamo, diciamo, nella gestione politico-amministrativa, non possono essere degli impianti utilizzati ogni 15 giorni, perché costano soltanto di semplice manutenzione, perché evidentemente o pensi ad uno stadio all'inglese, alla spagnola, o se volete tipo lo Juventus Stadium di Torino, nel quale tu lavori e vivi 7 giorni su 7 con negozi, ristoranti, musei, eccetera, eccetera, oppure non ha senso avere una struttura così grande. Come se ne esce? Una bella domanda, dicevo, perché per fare tutto quello di cui stiamo parlando servono soldi e progetti, e qui casca l'asino. Per cui credo che saremo destinati, se non ci saranno grandi novità, a tenerci lo stadio San Nicola in queste condizioni per chissà quanto altro tempo, fermo restando poi, come sai, che c'è il discorso anche della gestione fra la società e lo stesso comune. E questo è un altro capitolo che speriamo si possa risolvere quanto prima. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista Pino Ricco di Epolis Bari per essere intervenuto. Pino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto a voi, grazie a tutti. Grazie a Pino Ricco. Bene, noi ci fermiamo, linea alla regia, ma torniamo subito. La tua sicurezza in auto ha un solo nome, Colella Gomme. Da sempre il punto di riferimento per chi vuole dalla sua auto le migliori prestazioni in tutta sicurezza. I migliori pneumatici ai prezzi più bassi del mercato. Michelin, Pirelli, Colella e Kumho Direct Platinum Point. Convergenza, equilibratura, custodia e sostituzione pneumatici invernali. Meccanica leggera, centro revisione auto e moto. E oggi da Colella Gomme puoi usufruire del comodo servizio di presa e consegna auto a domicilio. Così, mentre sei in ufficio, la tua auto verrà messa a punto. Colella Gomme è a Bari in via Aulisio Rotonda Santa Caterina. Telefono 080 566 20 44. Sconti speciali e omaggi a tutti i tifosi della Bari e ascoltatori di Tanto Non Capirai. Bene, torniamo a noi, è arrivato il momento della rassegna stampa di Tanto Non Capirai. Quest'oggi 4 giornali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Brienza Maniero e poi Bari, se vuoi crescere devi far segnare tutti. I biancorossi portano pochi uomini a segno e sono ultimi nella speciale classifica di B. Dibattito aperto, parlano Fascetti e Zavettieri. Tutto questo lo scrive Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, articolo di Giovanni Mazzilli, dossier difesa, Bari KO a catena, è una maledizione, gli infortuni di Moras e di Cesare sono solo gli ultimi danni, i centrali biancorossi in campo a singhiozzo. Cambiamo ancora giornale, Epolis Bari, articolo di Maurizio Spaccavento,
tra Maniero e Caputo, una sfida che rischia di saltare. L'attaccante biancorosso ancora acciaccato. Già, ricordiamo che si sono ancora allenati a parte Maniero, Monachello, Di Cesare e Moras. Si è aggiunto anche Fedele, come abbiamo detto ieri, ma solo una botta alla caviglia, dovrebbe recuperare. Cambiamo giornale, Gazzetta del Mezzogiorno. Di Gennaro, Bari eterno amore e date un po' di tempo a Stellone, squadra competitiva, solo il Verona superiore ai biancorossi. Un altro articolo di spalla, sempre di Davide Lattanzi, scatta l'emergenza, solo Maniero può recuperare. Poi un altro articolo di Gianni Antonucci, protagonisti biancorossi, domenica nel segno di Ciccio Caputo, il bomber della Murgia. Bene, per quest'oggi è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio e saluto Luca Deleteris, ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, a domani, una buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, ringrazio tutti voi per averci seguito, mentre io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.